L'anno scorso avevano discusso degli strumenti e delle soluzioni per riavviare il sistema. Quest'anno invece l'hanno dedicato al futuro. Il piccolo e il grande del mondo della produzione e della distribuzione si sono incontrati per la sesta volta a Big and Small, contenitore tecnico ideato da Metos e promosso in collaborazione con Archis Comunicazione e Studio Valla. Tre i tavoli di discussione nella giornata all'Hotel Rom Cavalieri nella capitale. Titolo del primo appuntamento, prossimamente consumi. La centralità del consumatore è emerso ed è emerso da tutte le varie istanze, per cui dal mercato rionale alla grande distribuzione, dalla Coop al Conad, a Vegè, insomma tutti i vari rappresentanti hanno sicuramente capito, forse lo sapevano già prima ma adesso sicuramente hanno molto chiaro che il consumatore, il cliente è al loro centro. Questo cosa significa? Significa che bisogna muoversi tutti insieme per andare a soddisfare oggi delle esigenze, dei bisogni di un consumatore che sicuramente è molto in crisi. Quindi in questo primo tavolo la cosa che a me sicuramente è piaciuta di più è stato proprio vedere come, al di là delle differenze, al di là delle naturali e anche sane rivalità, questo mondo del commercio comincia a capire che si deve muovere insieme per andare incontro a quello che è il loro vero capo, cioè il consumatore finale. Il commercio ambulante è un commercio molto flessibile, quindi è molto capace di riconvertirsi in ogni momento. Siamo in una fase del commercio e quindi dei consumi molto stretta, c'è una crisi che sta falcidando alcune imprese. Noi come Commercio sulla Repubblica stiamo invece crescendo, evidentemente c'è il gusto del pubblico, c'è il favore del pubblico, evidentemente facciamo il servizio gradito. Per anni probabilmente si è posta enfasi su altre dinamiche di processo, l'assortimento, il punto vendita, il prodotto, la comunicazione, ipotizzando che tutto si potesse vendere tout court, così semplicemente. Probabilmente è servita i primi prodromi della crisi a far capire che bisogna partire dal cliente, ma non in maniera demagogica, siamo capaci tutti di dire bisogna partire dal cliente, ci mancherebbe altro, ma partire dal cliente significa conoscere il cliente, sapere proprio chi è il cliente, i singoli clienti che vengono a fare la spesa nei punti di vendita, interpretarne desiderata e dare ciò che il cliente vuole. Questo non è una nuova sfida, perché è la sfida che ci sarebbe dovuta essere da sempre, ma è ancora più topica in questo periodo dove il cliente rimane, c'è meno reddito destinato ai consumi, e bisogna intercettare questo minor reddito destinato ai consumi. I più bravi ce la fanno, gli altri meno. Dedicato al futuro perché? Perché i consumi in Italia crollano, perché la crisi ormai non è più una crisi congiunturale, ma è una crisi strutturale, e quindi dobbiamo andare a ritrovare nuovi metodi e nuove situazioni per poter sviluppare. La riunione di oggi ha visto insieme la grande distribuzione, proprio come Big and Small, grande distribuzione e piccolo dettaglio, perché unitariamente dobbiamo trovare uno sbocco a un nuovo modo di commercializzare, a un nuovo modo di interpretare la nostra economia. C'è bisogno di un cambiamento culturale in questo paese, quindi noi ci siamo cullati sugli allori, su un'economia che tirava, su un debito pubblico che diventava sempre più grande e che ci ha fatto perdere di vista la realtà. Oggi c'è bisogno veramente di cambiare, non c'è più spazio per l'inefficienza. E allora io dico che le piccole imprese sono molto efficienti, la microimpresa è molto efficiente, ma nella competizione internazionale, che è quella nella quale noi dobbiamo competere, nella quale ci dobbiamo misurare, siamo svantaggiati proprio per le dimensioni dell'impresa. Unica Italia invece è il titolo del secondo tavolo dal nome del progetto ormai divenuto realtà lanciato nel corso dell'evento. Un marchio per rappresentare e promuovere le eccellenze italiane del vino e del food. Abbiamo partecipato volentieri a questa idea di Metos, di mettere in piedi qualcosa per Unica Italia, perché riteniamo che ci siano, sia a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale, gli spazi per presentare il Made in Italy in una maniera, come dire, più innovativa. Nel senso che ci sono già negozi aperti chiaramente negli Stati Uniti, in Cina, che vendono italiano e così via, però
c'è l'opportunità di vendere direttamente dall'Italia, ma soprattutto di far sentire la voce di tutti quei piccoli produttori che non hanno la possibilità di dotarsi di strumenti, di strutture, di una rete di organizzazione, ma da un punto di vista reale, di processi operativi, di piattaforma di business, di arrivare a fornire determinati mercati. L'Expo 2015 sarà sicuramente una base di lancio importante anche per Unica Italia, perché comunque sappiamo che ci saranno oltre 60 paesi che presenteranno in Italia, con un numero di visitatori che supererà chiaramente i milioni di visitatori che transiteranno in Italia, per cui Unica Italia si posiziona esattamente per soddisfare, una volta che poi quel cliente è a casa, o meglio quel visitatore è a casa, ritrovare quei prodotti tipici italiani garantiti nella filiera, perché questo è un altro elemento. Unica Italia non si limita a mettere dei prodotti, ma ne garantisce la provenienza e l'origine, per cui anche da questo punto di vista è una sicurezza in più per il consumatore di poter acquistare dei prodotti che sono assolutamente italiani e non solo di contenuto, ma in tutto. Il Made in Italy è un brand molto forte, però noi dobbiamo fare una grande battaglia all'estero, perché all'estero vengono venduti tanti prodotti e di italiani ma che non sono italiani. Allora, il prodotto italiano all'estero, diciamo, è un'eccellenza che ha un business enorme. Ecco, insieme a tutte le altre associazioni, ma alle istituzioni, dobbiamo fare questa battaglia contro il marchio Made in Italy contraffatto, dei prodotti contraffatti. Il fatto di essere messi in rete, di lavorare insieme, è il futuro ed è l'unica soluzione possibile. Uno dei problemi che noi abbiamo avuto come Italia negli anni era una serie di micro progetti, di piccole cose che non erano molto coordinate fra di loro. Queste cose piacciono poco a Bruxelles, dove evidentemente azioni di sistema e più coordinate di sistema paese sono senz'altro benvenute. Unica Italia nasce proprio per questo, per creare rete fra i valori, rete fra le persone e soprattutto rete fra le piccole e medie imprese, per proporre l'autenticità dei prodotti targati Made in Italy e proporli nei mercati nazionali, europei e internazionali. Unica Italia nasce proprio da questo, è un po' un filo che va a unire tutti i punti, unisce tutti i valori, unisce tutte le imprese che oggi sono l'espressione dell'eccellenza italiana. E pensiamo che questo sia un aiuto importante per l'economia. Il filo nasce anche dal filo di Arianna, che è un po' il filo che Arianna diede a Teseo per uscire dal labirinto dopo l'uccisione del Minotauro. Noi vorremmo darlo, questo filo e questa nuova via, questa via d'uscita alle imprese, anche per orientarsi nel difficile labirinto della situazione economica italiana. Unica Italia vuole essere un grande contenitore che possa rappresentare, promuovere e far vendere, quindi ricreare, diciamo così, lo scaffale alle nostre piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto più importante e basilare di questa Italia produttiva. Certamente quello che è stato presentato qui oggi da Mauro Loi, che è Unica Italia, è un quadro nel quale noi ci riconosciamo, perché può essere questo un veicolo importante per traghettare le nostre imprese in questo passaggio culturale, in questo passaggio organizzativo, che poi significa, e spero significhi positivamente, un passaggio economico. Il futuro dei consumi, quello del cibo di qualità e infine lo sviluppo, con la tavola rotonda Un credito per la crescita, ultimo atto di Big & Small 2013, in cui si è parlato degli strumenti necessari allo sviluppo delle imprese italiane. L'Europa ormai è un punto di riferimento ormai imprescindibile per la crescita del nostro paese, delle nostre imprese e anche per il nostro futuro. Quindi penso che comunque guardare sempre di più a Bruxelles e quello che accade a livello europeo sia ormai un punto di riferimento da cui nessuno può, ripeto, prescindere. Sappiamo anche purtroppo tutti i limiti che l'ordinamento europeo ha, sappiamo che questo ci sta portando sicuramente anche una serie di grosse difficoltà da parte di tutti quanti, dei cittadini e delle imprese. E proprio però per questo non dobbiamo neanche perdere di vista tutte le opportunità che nel contempo l'Europa dà al mondo dell'impresa e a noi cittadini.
Abbiamo lasciato il bilancio comunitario 2014-2020 poco prima dell'approvazione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo l'ha approvato, l'ha migliorato, ha introdotto qualche modifica, adesso siamo formalmente pronti. È un bilancio chiaramente leggermente contratto rispetto a quelle che erano le premesse, segno della crisi, segno di un momento difficile, e proprio per questo l'Italia durante tutto l'anno che ha preceduto l'approvazione e anche gli anni in cui si è stati sui tavoli a lavorare ha proposto questo tavolo della better spending, indipendentemente da chi dà più o chi dà meno, un tavolo dove la linea fosse spendere meglio. Ecco, questa è la nostra evidentemente la nostra linea di condotta. Questo riguarda il livello europeo, ma riguarda anche il livello italiano, dove spesso non siamo riusciti a utilizzare al meglio tutte le risorse che avevamo. L'Italia è uno dei paesi azionisti della BEI e come tale è uno dei maggiori fruitori dei prestiti della BEI. Principalmente gli strumenti sono quelli che dovranno essere diciamo così, messi a beneficio di una serie di priorità che la BEI ha, che le vengono appunto dalle priorità che individua la Commissione europea. Queste priorità sono, tra le altre, le piccole e medie imprese, il cambiamento climatico, la lotta alla disoccupazione, le infrastrutture, i trasporti prioritari, le reti di trasporto, le dorsali diciamo, di trasporto e anche tutto ciò che riguarda l'energia e l'efficientamento energetico. Parlare di internazionalizzazione ci consente di parlare della produzione, della manifattura, ma ci consente di parlare anche di servizi fondamentali come il turismo, quindi l'attrazione, l'incoming, ma l'attrazione anche di investimenti, non solo di turisti appunto. Ecco, mi pare che la giornata di oggi dia un contributo importante ad una riflessione anche sugli strumenti finanziari che possono sostenere questo tipo di attività.